cominciamo con Pasquale Tremante. Ha conseguito la laurea triennale in ingegneria informatica nel 2016, qui a Napoli, a Federico II. Attualmente sta continuando gli studi specialistici sempre presso questa facoltà. Quindi, a parte l'impegno universitario che gli porta via parecchio del suo tempo e oltre quello dell'associazione, segue con passione il mondo dell'open hardware, della robotica e dell'internet delle cose, degli oggetti anzi. Oggi ci parla del framework Spring. Spring è un framework open source per lo sviluppo di applicazioni Java che offre allo sviluppatore svariati vantaggi, che ce li elencherà tutti quanti, e grazie anche all'implementazione del Model View Controller, ignoro assolutamente cosa sia, ma spero che Pasquale ce lo spieghi oggi. Quindi è un'architettura software per l'implementazione di interfacce utente per computer. Quindi cedo il microfono. Grazie Andrea, buon pomeriggio a tutti. Allora, il tempo che prendo un attimo la slide. Eccoci. Allora, quello che cercherò di fare oggi, abbiamo già detto che parleremo di questo framework di Java che si chiama Spring. Quello che cercherò di fare oggi sarà quello di farvi una breve, diciamo, una panoramica nel tempo che ho a disposizione su tutte le potenzialità che offre questo framework, in particolare quindi su qual è la sua maggiore potenzialità e su come realizzare delle applicazioni web, facendo anche un piccolo cenno su come rendere sicure poi l'accesso a queste applicazioni web. Andiamo subito quindi nel dettaglio, vediamo, questa sarà la scaletta degli argomenti che tratteremo. Quindi che cos'è Spring Framework? Quindi avevo detto un framework open source molto apprezzato dalla comunità Java perché permette di sviluppare oggi, quindi abbiamo detto, riutilizzabile, portabile, integrabile con altri framework. Tra le varie proprietà che ha questo framework, che cosa c'è? Cioè, allora, innanzitutto che è un framework modulare, cioè tutte le funzionalità che esso offre, in pratica quando vogliamo creare un nostro progetto non è necessario importare tutto il framework, ma soltanto alcuni moduli che implementano soltanto le funzionalità di cui noi abbiamo bisogno. Un'altra cosa importante, quindi, vabbè, lightweight, integrabile, cioè Spring non va a sostituire altri framework che magari voi conoscete, tipo Hibernate che serve per l'accesso ai dati o non so, ma serve soltanto a facilitarne l'utilizzo, quindi a rendere più facile l'utilizzo di questi framework, a utilizzarli al meglio, a sfruttarli al massimo. Poi è portabile, quindi praticamente un'applicazione scritta tramite Spring praticamente è possibile, diciamo, la si può portare da una piattaforma all'altra. E poi, soprattutto un'altra cosa molto importante è che permette di scrivere del software facilmente testabile. Questi sono i moduli che compongono il framework. Quelli cerchiati sono in particolare quelli che andremo a trattare oggi, quindi il core container, quello che contiene il nucleo del framework, e quello web, che è quello che servirà per realizzare quello che serve, quello che offre i servizi per realizzare delle applicazioni web-based. Per quanto riguarda, ora parleremo prima del core container, che è quello che implementa l'inversione di controllo, che è un pattern in particolare, che è quello che è praticamente la cosa principale, quello che ha reso Spring famoso e quindi diciamo favorito da molti sviluppatori. Prima però, per capirlo al meglio, però poniamoci prima un problema. Questo è per quanto è una cosa che riguarda, diciamo, la programmazione di oggetti, quindi spero che mi capiate tutti. Allora, supponiamo di avere un oggetto, un display service, quindi un oggetto che praticamente sia con l'obiettivo di mostrare a video il contenuto di un file testo. Per fare questo però ha necessità di chiedere aiuto, quindi di richiedere il servizio ad un altro oggetto che si chiama file text printer. Questo file text printer è un altro oggetto che prende in ingresso proprio l'oggetto file testo vero e proprio, che prende in ingresso il file testo vero e proprio, lo elabora in modo opportuno per restituire poi il testo al display service. Ovviamente noi sappiamo che ci sono tanti modi, ci sono tanti tipi diversi di file testo, abbiamo TXT, quello DOC, ODT, quindi questa cosa comporta? Che è perché non basta un solo text file printer, ma ce ne sono, abbiamo necessità di varie implementazioni. Questo è il diagramma OML che ci dovrebbe far capire meglio. Abbiamo quindi il display service al centro che va a utilizzare quindi il text file printer. Text file è un'interfaccia che può essere implementata in tre modi diversi. Non so se si riesce a leggere, però che qui abbiamo che ci sono tre oggetti diversi, ognuno in base ai vari tipi di file testo che si vogliono trattare. Quindi abbiamo un doc file text printer, txt file text printer e doc.
Quindi diciamo tre diverse implementazioni di questa interfaccia. Ora, supponiamo quindi che vogliamo realizzare questa applicazione, questo sistema software. Come ci comporteremo, diciamo, in attesa di Spring? Quello che faremo sarebbe quello di definire nel costruttore una dipendenza esplicita all'interno del codice. Potete vedere che quello è l'oggetto display service, che quindi, come tra gli attributi, diciamo, tra le variabili private, ha proprio può ospitare un riferimento a un oggetto di tipo text file printer, quindi generico. Però all'interno del costruttore noi andiamo a specificare proprio quale deve essere l'oggetto che a noi serve, quindi un file di tipo doc. Quindi diciamo, questo sistema software andrà bene solo per trattare file testo di tipo doc. Ma se poi in un secondo momento il nostro datore di lavoro vuole utilizzare il software per trattare altri tipi di file testo, dovremo andare a modificare il codice. Ma modificare proprio il codice è una cosa che è meglio sempre non farla, perché implica dei rischi. Implica dei cavoli rischi, che magari non funziona più il codice, perché a volte anche la più piccola fesseria, diciamo, comporta tanti cambiamenti a cascata. Poi, dal punto di vista proprio di progettazione, sappiamo che quando si progetta un software bisogna fare tutta una serie di documentazioni, diagrammi. Cambiare una stupidaggine come questa vorrebbe dire cambiare tante cose, e quindi non renderebbe il software riutilizzabile. Quindi, cosa possiamo fare? Quindi abbiamo questo problema, questa dipendenza tra due oggetti che praticamente è all'interno del codice. Spring ci offre la possibilità invece di poterlo fare all'esterno tramite l'implementazione di questo pattern di cui ora parleremo, l'inversione di controllo, che viene fatto attraverso una particolare tecnica detta dependency injection, che permette di definire i pins, cioè sono gli oggetti che abbiamo detto prima, all'esterno, diciamo, facciamo spoiler, all'interno di un file XML. Ora per piano ci arriveremo. Quindi che cos'è l'inversione di controllo? Quindi è un pattern per cui praticamente un componente di livello applicativo riceve il controllo da un componente appartenente a una libreria riusabile, paroloni per dire cose, che in pratica permette di spostare la dipendenza all'interno del codice fuori. Semplice. E questa cosa, abbiamo detto, viene realizzata attraverso la dependency injection. Quindi abbiamo detto che queste dipendenze verranno definite all'interno di un file XML. Quindi andiamo ora a vedere come si realizza questo file XML, come si scrive. Prima quindi andiamo a istanziare i bin, che si vanno a istanziare, diciamo, attraverso due informazioni fondamentali e una terza opzionale. Un int, che in pratica serve ad identificare, è un identificativo, una stringa identificativa che serve a quindi farci capire, a identificare l'oggetto all'interno del container, quindi è una stringa. Il qualified name, che è semplicemente la classe a cui appartiene l'oggetto, e lo scope, come ne indica la visibilità all'interno del container. Quindi in questo caso, diciamo, abbiamo bin int, abbiamo dato una stringa text file printer, class era la classe text file printer, e lo scope, vabbè, singleton. I bins possono essere istanziati in tre modi diversi, diciamo attraverso il costruttore, un factory method, oppure attraverso un factory bin. Lasciamo perdere gli ultimi due, diciamo ci concentreremo sul primo, perché è quello che viene applicato di default da Spring. Quindi i bins verranno istanziati attraverso il costruttore, vuol dire che quindi quando la nostra accortezza da sviluppatori durante il codice sarà quella di definire un costruttore di default per ogni oggetto. Detto questo, quindi la dependency injection a sua volta può essere implementata in tre modi diversi. O attraverso il costruttore, o attraverso dei metodi setter e getter, oppure attraverso un'interfaccia. Spring però implementa solo le prime due, che ora andremo praticamente ad analizzare nel dettaglio. Quindi, riprendendo l'esempio di prima, il codice sarà così. Questo stiamo utilizzando la constructor dependency injection, quindi definire le dipendenze attraverso il costruttore. Vediamo quali sono le differenze. Abbiamo sempre le due variabili private, che sono identiche a quelle di prima, quindi una text file printer e una string. Nel costruttore invece vediamo che è scomparsa la dipendenza. Quindi prende in ingresso un oggetto generico, text file printer, e una stringa. Quindi vediamo che qui non ci sono dipendenze specifiche dal display service, da un doc, o da un txt, o da un odt. Quindi la dipendenza non c'è. Dov'è? È all'interno del file XML, che è qui. Vediamo, le prime righe sono delle righe di configurazione che vanno a richiamare le funzionalità del framework. Concentriamoci sulla parte centrale, dove prima andiamo a istanziare praticamente il bin che fornisce il servizio, quindi in questo caso abbiamo deciso un txt text file printer, e poi andiamo a richiamare quello che invece richiede il servizio, quindi il display service.
che in pratica tramite questi tag constructor arg praticamente vanno a richiamare le variabili del costruttore, le variabili di ingresso del costruttore. Quindi prima ref, che è quella che andava a richiamare un riferimento all'oggetto che di cui bisogna richiedere il servizio, e poi un valore statico, che quello è il nome proprio che vogliamo attribuire al display service. Quindi in questo modo definiamo l'oggetto che fornisce il servizio e poi praticamente gli iniettiamo la dipendenza all'oggetto che lo richiede. La constructor injection però il difetto è che non va bene per risolvere dipendenze cicliche, cioè se abbiamo un oggetto A che dipende da B e B che dipende da A, non va bene. In nostro aiuto interviene quest'altra implementazione, che è la setter dependency injection, quella che ho detto, quindi attraverso i metodi getter e setter. Cioè in pratica sarà compito dello sviluppatore, invece di concentrarsi sul costruttore, di implementare dei metodi setter e getter per le due variabili private che vediamo a usare in C. E una volta fatto questo, il file XML vediamo che è molto simile al precedente, solo che invece di utilizzare il tag constructor arg utilizziamo property, dove il name di property si riferisce al nome del metodo setter. In questo modo, quindi, anche in questo modo è stata definita una dipendenza, non all'interno del codice. Una volta però definiti i bins e le loro dipendenze, questi vanno richiamati però all'interno del codice. E questo può essere fatto stesso all'interno, il programma principale, nel main, dove inizialmente andiamo a dichiarare un oggetto di tipo application context, dove in pratica andiamo a richiamare il file di configurazione XML che abbiamo scritto. Dopodiché prima dichiariamo, istanziamo un oggetto di tipo display service e poi iniettiamo all'interno il bin che abbiamo istanziato nel file precedente. E dopodiché possiamo utilizzarlo. E quindi questo è un chiaro utilizzo della funzionalità principale di Spring, che è quella che gli ha permesso di essere riconosciuto come framework di una notevole importanza, e quindi per essere utilizzato anche in altri progetti che adesso ora andiamo a vedere. La prossima parte del video ci andiamo a occupare di come Spring ci permette di realizzare delle applicazioni web. Quindi che se ho applicazioni web che si basano sull'omonimo pattern MVC. Pattern, per chi non lo sapesse, sto citando molte volte, che cos'è? Che è un insieme, quando ci si trova di fronte a un problema, o meglio, molte volte i programmatori si trovano di fronte a problemi comuni. Ogni sviluppatore ogni volta deve partire sempre da zero per pensare a come risolvere quel problema, c'è un insieme di decisioni comuni che sono state già pensate, quindi un insieme di soluzioni a un problema comune, quindi già pensate, e quindi che uno sviluppatore già mi trovo in questo problema, potrei utilizzare questo pattern, in questo modo potrei risolvere in questo modo qui. E quindi questo pattern MVC è un pattern che è utilizzato, viene in aiuto dello sviluppatore quando questo vuole utilizzare un sistema che è diviso in tre, dove vuole tenere separate tre cose: l'informazione, quindi i dati che vuole gestire, la presentazione dei dati, quindi come l'utente finale poi visualizza i dati, e poi l'interazione utente, che invece è come l'utente invece può interagire con il sistema, quindi come può dare degli input. E infatti quindi è molto utile questo tipo di sistema quando magari delle informazioni vogliono essere visualizzate in modo diverso, dei dati vogliono essere visualizzati o con un diagramma o con un istogramma, oppure con un diagramma cerchio o piatto. Quindi permette di implementare viste differenti per lo stesso tipo però di dati. Quindi questo è uno schema che riassume come funziona. Quindi prende in ingresso l'utente, attraverso il controller modifica il model rappresenta i dati proprio del sistema. Una volta che vengono modificati, il model poi invia una notifica alla view, cioè la vista come l'utente poi visualizza, quindi si aggiorna. Spring praticamente implementa questo pattern perfettamente, mantenendo sia i concetti che la nomenclatura. E infatti vedremo che nel corso del progetto che ora andrò nell'applicazione semplice che ora andrò ad illustrarvi, incontreremo tutte e tre queste componenti, i model e i controller, dove i model e i controller sono in particolare delle classi, mentre le view sono invece delle pagine JSP. Chi non lo sapesse, sono delle pagine in HTML che implementano però al loro interno del codice Java che può essere eseguito.
prima di passare all'applicazione, diciamo, facciamo una brevissima panoramica sui file di configurazione, che abbiamo visto un po' mixml, che è quello che è presente in tutti i progetti Spring, è quello in cui praticamente vengono definite le dipendenze del nostro progetto dal framework, cioè quello dove in pratica noi andiamo a decidere quali moduli di questo framework andare a richiamare. Poi abbiamo il webxml, che invece è dove va mappata la dispatcher servlet, e quindi che è un oggetto che andremo a definire a breve, e il servlet context, dove invece è il file di configurazione dove invece va definito proprio il comportamento di quell'oggetto, di questa dispatcher servlet. Dispatcher servlet compare qui, diciamo, la prossima slide, dove praticamente queste sono le tre componenti fondamentali attraverso cui praticamente questo pattern opera. Cioè abbiamo quindi la dispatcher servlet, cosa fa? Riceve delle richieste da parte dell'utente, diciamo, richieste che sono praticamente dei, diciamo, delle URL, che quindi vengono intercettate dalla dispatcher servlet. La dispatcher servlet, in base all'URL che ha ricevuto, la smista a un controller, quindi c'è un controllore per ogni URL, per ogni tipo di richiesta. Il controllore cosa fa? Riceve la richiesta, fa le proprie elaborazioni sul model, dopodiché restituisce una stringa, cioè un nome. Questa stringa praticamente va la restituisce al dispatcher servlet, che a sua volta la ridà alla view resolver. Questa stringa che cos'è? Non è null'altro che il nome della pagina GSP a cui bisogna essere reindirizzati. Alla fine la pagina GSP, ho detto che è molto simile alla pagina HTML, quindi alla fine è come se l'utente sta richiedendo un URL, vengono fatte delle elaborazioni e quindi alla fine viene restituita la pagina che si voleva. In sintesi. Quindi questa è la dispatcher servlet, quindi questo proprio, quindi si occupa di smistare le richieste. Deve essere mappata all'interno del file webxml che ho detto prima, nel seguente modo. Semplicemente va definito praticamente all'interno, in questo praticamente file si vede dove si trova, dove è definito praticamente il servlet context.xml, quindi dove si trova all'interno del nostro progetto, perché all'interno, dove è al suo interno che viene definita la dispatcher. Poi abbiamo i controller, che abbiamo detto prima, quindi sono delle classi, questo è un esempio, che sono identificate dalla notation proprio in cima, controller, e dall'altra notation request mapping, che invece fa vedere quella slash welcome, che sono praticamente le URL a cui deve rispondere quel controller. Quando vengono richieste quelle URL, interviene quindi questo controller, fa tutte quelle operazioni, e alla fine con la penultima operazione model set new name e si dice la stringa che è il nome della pagina GSP a cui bisogna essere reindirizzati. Particolare, diciamo, passate un attimo particolare attenzione, diciamo, all'oggetto, diciamo, model local object. Abbiamo quei due parametri, title e message. Questi sono due parametri che vengono settati poi con la stringa adiacente, che verranno riutilizzati dopo dalla pagina GSP. Poi abbiamo i view resolver, che invece cosa fanno alla fine? Abbiamo detto che questi ricevono la stringa che è stata data in uscita dal controller. Cosa fa? Prendono la stringa e aggiungono come prefisso il percorso del nostro progetto, quindi dove si trova, e alla fine il suffisso, che invece è l'estensione in JSP. In questo modo hanno completato la risposta che poi va poi praticamente fornita all'utente. L'esempio lo possiamo vedere perché purtroppo quel computer non ce lo permette, però farò vedere alla fine, diciamo, tramite le screenshot come funziona. In pratica, ora prima andiamo a spiegare anche un attimo la parte di sicurezza e alla fine vediamo tutto insieme, quindi cercherò di rendervi comunque chiara la cosa. Che cos'è ora Spring Security? È un altro framework che si basa su Spring, che sfrutta sempre i vantaggi del framework che abbiamo appena visto, per fornire ovviamente dei protocolli di sicurezza. In particolare lui si basa molto sui servizi di autenticazione e autorizzazione. Questi servizi, diciamo, di sicurezza, diciamo, vengono operati attraverso dei filtri servlet. I servlet prima non l'ho detto, ma sono degli oggetti scritti in Java che girano poi sui web server. Quindi una volta, quindi praticamente opera attraverso questi filtri. Anche Spring Security, proprio come Spring Framework, vediamo, è fatto modulare. Vediamo qui sono tutti i servizi che può offrire all'utente, quindi vediamo che ci sono veramente una marea di servizi. Purtroppo noi ora ci concentreremo soltanto brevemente sullo Spring Security Core, che è quello fondamentale, che è quello che implementa le funzioni di autorizzazione e autenticazione. Come lo possiamo utilizzare? Sono due modi principali per utilizzare questo framework. O attraverso
attraverso una configurazione, con un file XML oppure attraverso configurazioni Java. Vediamo come. Questo è quello attraverso file XML. Vediamo che è molto semplice. Abbiamo le solite configurazioni in cima. Poi abbiamo il secondo blocco, che è quello là, che è HTTP autoconfigure, che è quello che in pratica si occupa di intercettare l'URL che bisogna filtrare. Quindi praticamente quando il nostro cliente richiederà la pagina slash admin, che diciamo slash admin, allora se ha gli accessi role admin, allora poi allora mi può accedere, altrimenti no. La web permette anche il logout, che in caso di successo invece si viene reindirizzati alla pagina di welcome. E sotto invece abbiamo, diciamo, come in pratica viene definito le credenziali dell'utente che può accedermi al sistema. E la stessa cosa in modo analogo può essere fatta attraverso queste classi Java e le annotations. Quello che voi forse possono notare, diciamo, è che qui le password sono messe in chiaro, quindi stiamo parlando di sicurezza e sicurezza, e poi mettiamo le password in chiaro. Non vi preoccupate, perché questo era solo un esempio così banale, giusto per far capire i concetti. Nell'esempio che ho portato da esempio sul computer, ho utilizzato anche un altro strumento che sempre Spring ci mette a disposizione per poter encriptare le password e quindi aggiungere un altro livello di sicurezza. Quello che ci fa, cosa ci consente di fare Spring Security? Attraverso questi due semplici o file XML, attraverso quelle classi, ci permette di fare in modo banale, quindi con questo semplice approccio, quindi di richiedere autenticazione ad ogni URL specificata. Genera automaticamente un form di login per richiedere username e password, quindi è già tutto automaticamente. Lo sviluppatore non si deve nemmeno disturbare di dover creare quei form, accedere, dover fare i vari controlli, nulla. Quello che avete visto prima nel file XML è l'unica cosa che deve scrivere il programmatore. Permette il logout e la cosa più importante va alla prevenzione contro molti attacchi noti come il crossing site request forgery, session fixation, click jacking e vabbè anche di cache control. Ora andiamo a vedere però l'oggetto, diciamo l'esempio vero e proprio attraverso delle screenshot. Un attimo. Schermo intero. Sì, sì, giusto. Pardon, l'emozione. Il ragazzo non conosce bene Windows. Facciamo così, facciamo un bello zoom là, facciamo prima. Perdonate l'attesa, ecco qua. Allora. No, va bene. Allora, abbiamo innanzitutto, quindi questa era la, per quanto riguarda il nostro progetto, questo è il home controller, quindi ovviamente la classe dove vengono definiti i vari controller. Vediamo che ne abbiamo due. Uno che risponde all'URL di welcome, quindi alla pagina di benvenuto, e quindi fa le proprie operazioni e restituisce come stringa hello, quindi verremo reindirizzati alla pagina JSP hello. E l'altro invece che richiede, che opera quando viene richiesta la pagina admin, che viene fatta le solite operazioni e alla fine si viene reindirizzati alla pagina admin.jsp. La seconda classe invece che vi mostro, diciamo che è esterna al progetto, perché serve soltanto ovviamente per encriptare la password. Noi ora cosa stiamo utilizzando? Prima definiamo la nostra stringa, la nostra password, molto intelligente, e che viene poi praticamente
encriptata tramite questo strumento, questo oggetto, bcrypt password encoder, che viene offerto da Spring, che utilizza però sempre lo stesso, utilizza l'omonimo algoritmo di bcrypt, che serve in pratica, che praticamente riesce a fornire una sicurezza, una sicurezza da attacchi addizionali, ma anche altri, altri sicurezze, ma è quello più consigliato. Dopodiché, cosa fa questa, questa funzione? Produce una, prendendo la nostra password e un sale, così si dice, che è praticamente una stringa di bit casuali che genera al suo interno, genera praticamente cosa? Una stringa di caratteri casuali che utilizzeremo al posto della password che abbiamo, come abbiamo visto prima. Prima nell'esempio abbiamo visto che ho messo in chiaro la password 1234. Ora invece praticamente tramite questo approccio viene generata questa sequenza di caratteri casuali che noi andremo ad utilizzare al posto della nostra password. In questo modo, ovviamente, poi lo strumento in seguito riuscirà tramite questo codice e tramite gli strumenti che ha lui a disposizione a riconoscere la password che viene inserita, senza quindi mostrarla in chiaro. Dopo vediamo meglio come funziona, dopo che arriviamo alla security XML. Quindi, dopo questo, cosa abbiamo? Abbiamo il file vero e proprio, security XML, quello che vi dicevo prima, okay? Vediamo qui ci sono alcune differenze rispetto a prima, vedo che è meglio. Allora, abbiamo il sottolineo tramite i tag che implementano la cache control, poi abbiamo applicato i tag per la CSRF. E la cosa che dicevo prima è qui, praticamente il fatto di bencrypt encoder. Qui abbiamo istanziato tramite la dependency injection un oggetto, abbiamo istanziato un oggetto di bcrypt encoder, quindi di quella classe, che alla fine viene, il cui riferimento poi viene passato al passaggio successivo, qui, che praticamente qui è la stringa di caratteri casuale che abbiamo generato prima. Quindi tramite questo bcrypt encoder prende in ingresso questa stringa, la elabora tramite le informazioni in suo possesso e riconosce la password che è stata messa dall'utente. Fatto questo, passiamo poi al... Questo è la, è quello, una volta che, che l'applicazione viene avviata, viene indirizzata a questa pagina, che è la pagina di benvenuto, Spring Security Hello World. Ho fatto poi un bottone che praticamente una volta che uno è molto semplice, quando ci cliccavi faceva la richiesta di accedere alla pagina admin, quindi senza doverlo scrivere da terminale. Una volta che quando praticamente ci cliccavi sopra appariva questo form che è generato automaticamente dal framework, quindi dove ho inserito username e password. Una volta quindi cliccavo, fatto il login, ci poteva accedere alla pagina di alla pagina protetta, quindi quella admin, e quindi e questo è quanto, potendo fare poi anche il logout dall'applicazione. Questo era un esempio invece di pagina JSP, come si poteva scrivere, vedete com'è, è molto simile all'HTML. Questa è quella, la pagina JSP Hello, infatti vedete che ho definito il bottone tramite il form che cerca di accedere alla pagina, all'indirizzo alla fine admin, quindi vedete che non c'è imbroglio. E quindi questo è quanto per quanto riguarda l'applicazione. E tornando alle slide, che questo è tutto. Qui ci sono i vari riferimenti, non solo al sito su cui praticamente troverete tutto, documentazione, librerie e quant'altro. Alla fine invece c'è pure un link che sono praticamente i progetti che volevo illustrare oggi, che volevo farvi vedervi in live. E quindi se per caso qualcuno vuole vederli, per analizzarli, provarli, troverà tutto lì. È tutto funzionante, mi ci sono messo con tanta dedizione. E questo è quanto, spero comunque di avervi, di non avervi annoiato troppo, di avervi illustrato uno strumento abbastanza potente che vi potrà interessare. Se avete domande.